Inaugurata a Pordenone la pista ciclabile che costeggia il Nuncello lungo via Martiri Concordiesi. La nuova ciclabile, già utilizzabile da diverse settimane, completa il collegamento con le piste di Viale Martelli, Via Dante e la Rivierasca. Costituisce inoltre un ulteriore pezzo del grande percorso ciclopedonale dei parchi, il circuito cittadino che da maggio 2019 connette i parchi San Valentino, San Carlo e del Seminario. Tra tanti cantieri avviati, questo ha un significato particolare. Intanto dà una risposta funzionale ed estetica a questa via, mettendo in sicurezza coloro i quali, transitando sul lato destro, vogliono correre in bicicletta o andare a piedi. Ma soprattutto si collega all'interno di un progetto molto più ampio di ciclabilità. E sostanzialmente questa strada entra nel parco del Seminario, che è già una ciclabile, che noi ovviamente miglioreremo, con un progetto che presenteremo a giorni con un ponticello che collegherà il Seminario a Terme Romane, e con la viabilità che stiamo realizzando in via Piave si arriverà fino al San Valentino, oppure alla Ghetti di San Carlo e quindi fino al Maglio. Creiamo cioè delle celle, dei circuiti che i cittadini di Pordenone potranno utilizzare, non c'è solo questo, ce ne sono anche altri, o a piedi, in bicicletta, tra l'altro attraversando le zone più suggestive dal punto di vista storico e naturalistico. La ciclabile di via Martiri è lunga 250 metri e larga dai 3 a 4 metri e mezzo nei punti in cui c'è il sentiero pedonale, realizzato anche un parapetto e la nuova illuminazione pubblica. Questo è un punto nodale proprio di smistamento di flussi di traffico ciclabile, che sono fondamentali per collegare i quartieri al centro città e viceversa, perché conduce sia verso Torre, sia verso Borgo Meduna, sia verso il centro, e poi attraverso il Maglio anche ad altri quartieri fino al Sacro Cuore, grazie alla ciclabile dei Laghi. Stiamo lavorando continuamente proprio per rendere questa continuità l'elemento essenziale, perché altrimenti i percorsi ciclabili, quando sono interrotti, sono meno fruibili, soprattutto dai bambini, dalle categorie più deboli, che devono poter andare su una sede sicura. L'amministrazione Ciriani ha esteso la rete ciclabile pordenonese, portandola a oltre 43 chilometri. A breve crescerà ulteriormente grazie alla pista lungo via San Valentino e via Piave e al tratto ciclopedonale del Parco del Seminario, da via Terme Romane a via Bellasio.